quando fu il giorno della Calabria. Dio si trovò in pugno 15.000 chilometri quadrati di argilla verde coi riflessi viola. Pensò che con quella creta si potesse modellare un paese di 2 milioni di abitanti al massimo. Era teso in un maschio vigore creativo il Signore e promise a se stesso di fare un capolavoro. Si mise all'opera e la Calabria uscì dalle sue mani più bella della California e delle Hawaii, più bella della Costa Azzurra e degli arcipelaghi giapponesi. Diede all'asila il pino, all'aspromonte l'ulivo, a Reggio il bergamotto, allo stretto il pesce spada, a Scilla le sirene, a Chiana Lea le palafitte, a Bagnara i pergolati, a Palmi il fico, a Gioia l'olio, a Cirò il vino, a Rosarno l'arancio, a Nicotera il fico d'India, a Pizzo il tonno, a Vibo il fiore, allo scoglio il lichene, alle piane la vigna, alle spiagge la solitudine, all'onda il riflesso del sole. Poi distribuì i mesi e le stagioni alla Calabria. Per la primavera concesse il sole, per l'estate il sole, per l'autunno il sole, per l'inverno il sole. A gennaio diede la castagna, a febbraio la pignolata, a marzo la ricotta, ad aprile la focaccia con l'uovo, a maggio il pesce spada, a giugno la ciliegia, a luglio il fico melanzano, ad agosto lo zibibbo, a settembre il fico d'India, a ottobre la mostarda, a novembre la noce, a dicembre l'arancia. Volle che le madri fossero tenere, le mogli coraggiose, le figlie contegnose, i figli immaginosi, gli uomini autorevoli, i vecchi rispettati, i mendicanti protetti, gli infelici aiutati, le persone fiere, leali, socievoli, ospitali, le bestie amate. Volle il mare sempre viola, la rosa sbocciante a dicembre, il cielo terso, le campagne fertili, l'acqua abbondante, il clima mite, il profumo delle erbe inebriante. Operate tutte queste cose, nel presente e nel futuro, il Signore fu preso da una dolce sonnolenza in cui entrava il compiacimento del Creatore verso il capolavoro raggiunto. Del breve sonno divino approfittò il diavolo per assegnare alla Calabria le calamità, le dominazioni, il terremoto, la malaria, il latifondo, le fiumare, le alluvioni, la peronospora, la siccità, la boscolaria, l'analfabetismo, il punto d'amore, la gelosia, la neonata società, la vendetta, la omertà, la violenza, la falsa testimonianza, la miseria, l'emigrazione. Dopo le calamità, le necessità, la casa, la scuola, la strada, l'acqua, la luce, l'ospedale, il cimitero. Adesso è giunto il bisogno della giustizia, il bisogno della libertà, il bisogno della grandezza, il bisogno dell'uomo, il bisogno del meglio. E a questo punto il diavolo si ritenne soddisfatto. Toccò a lui prender sonno, mentre si svegliava il Signore. Quando aperti gli occhi, poté abbracciare in tutta la sua vastità la rovina recata alla creatura prediletta. Dio scaraventò con un gesto di collera il maligno nei profondi abissi del cielo. Poi lentamente
rasserenandosi, disse: «Questi mali e questi bisogni sono ormai scatenati e debbono seguire la loro parabola, ma essi non impediranno alla Calabria di essere come io l'ho voluta. La sua felicità sarà raggiunta con più sudore, ecco tutto». «Utto fa giorno che la notte è fatta!» «Una notte che già contiene l'albore del giorno».